Io c'ho fame, ti vieni a casa? No, Andri, io non c'ho voglia di cucinare. Grossa novità. Ma andiamo a mangiare fuori, che ci sono tanti locali e camerino, no? Vabbè, vediamo. Dai, andiamo. Avete fame? Avete bisogno di qualcosa di più esotico della normale mensa? Venite con me. Qui a camerino non mancano di certo locali dove fare una bella cena fuori con amici. O andare a ballare il giovedì sera. Se avete voglia di un bel doppio hamburger o di una porzione di patatine tra un esame e l'altro, potete trovare vari pub che soddisferanno sicuramente i vostri gusti. E se la sessione invernale è troppo faticosa, state tranquilli. I locali mettono a disposizione servizi da sport e di consegna e a domicilio. Nel caso in cui vogliate qualcosa di più classico e raffinato, sono presenti molti ristoranti e trattorie di vario tipo, dentro e fuori camerino. Ovviamente, se siete dei fan degli alcolici, non mancano di certo locali dove passare la serata tra drink e musica. Infine, se vi sentite particolarmente italiani e volete fare merenda con una semplice pizza, a camerino ci sono varie pizzerie sparse per tutta la città. Faccio schifo, non dovevo mangiare l'hamburger ieri sera. Ma se tipo vai a correre per smaltire un po'? Come faccio ad andare a correre? Camerino è tutta una salita e c'è sta pure i San Pietrini. Mette giù anche il caldo, muoio. Vabbè, ma allora puoi andare al CUS. Il CUS? Vi starete sicuramente chiedendo, che cos'è il CUS? Il CUS, Centro Universitario Sportivo, è un'associazione la cui missione principale è quella di promuovere l'attività fisica attraverso la diffusione dello sport. Gli impianti sono situati appena fuori la città di Camerino e sono raggiungibili grazie alla linea blu della Contram. Negli impianti è possibile praticare sia sport classici come calcio a 5, tennis, basket e pallavolo, sia sport più particolari come badminton, tiro con l'arco o arrampicata. Se volete semplicemente mantenervi in forma, vengono messi a disposizione anche una sala pesi e dei corsi di fitness. Le attività promosse si rivolgono sia a componenti universitarie che non universitarie. Per partecipare è necessario effettuare il tesseramento, che è gratuito per gli studenti Unicam e richiede un certificato di idoneità sportiva, agonistico o non, in base ai corsi che volete frequentare. Basta recarsi presso la segreteria CUS e compilare l'apposito modulo. Dov'è il cibo? No, fermo! Quella è di Ludovica! C'è qualcosa di nostro in questo frigorifero? Pensate no, dovremmo andare a fare spesa. Veloce, veloce, c'ho fame. Veloce. Non avete nulla da mangiare e volete qualcosa per cena? Seguitemi. In
Indipendentemente dalla vostra situazione economica, a Camerino, in quanto città universitaria, ci sono vari supermercati disponibili, tutti validi ed economicamente accessibili. Inoltre, sono situati nelle zone principali e sono tranquillamente raggiungibili sia a piedi che tramite autobus, e sono pronti a qualsiasi carenza o voglia improvvisa di cibi particolari. Non scordatevi però che oltre ai supermercati potete trovare un sacco di buoni prodotti locali nei negozi al dettaglio, sparsi per tutta la città. Un ottimo modo per scoprire la tipicità locale e supportare la comunità. È stata dura, eh? Sì, ma è venuta bene. Secondo te piacerà? Sì, secondo me sì. Grazie, è un riandare. I used to rule the world. Sees it rise when I gave the word. Now in the morning I sleep alone. Sweep the streets I used to own. In questo viaggio che abbiamo intrapreso assieme, vi abbiamo insegnato tante cose utili e importanti per la vostra vita da universitari. Ma non vi abbiamo detto la cosa più importante. Quello dell'università è un viaggio ed è un'occasione per conoscere persone nuove, persone fantastiche. Amici, colleghi, partner, non importa quanto strani o più grandi di voi possono essere. Quelli che incontrerete lungo la strada possono diventare anche una seconda famiglia. When I ruled the world.